Mi sembri sfatto stamattina. Raccontami la tua vita notturna. Paul, ho passato la notte in un macello. Ho seguito quel tizio e per poco non sono finito affettato. Cosa? La tua indagine si fa pericolosa, Jimmy. Chi era quel tizio? Non ho idea. Non il dottor Tumbleton. Non è ancora rientrato. Ci ondulava davanti all'obitorio dell'ospedale e... Non c'era una guardia? Una guardia notturna che dormiva ubriaca. Questo tuo ospedale fa venire i brividi. Salve, sono la signorina Robinson, archivista. Salve, sto cercando informazioni riguardo... Un criminale? No. Vediamo un po' nei dossier dei criminali.
Fa progressi, signor Palmer? Non direi proprio. Sono bloccato al momento. Bloccato? E da cosa? Da una porta? Sì, hai fatto proprio centro. Se è una porta, ci sarà anche una chiave. Ho un consiglio per lei. Qui l'esperto in chiavi è Patson. Acquistate il giornale, nuova vittima del feroce... Salve, ho bisogno di una cosa e mi dicono che lei mi può aiutare. Se si tratta dei biglietti per la prima del campionato, niente. No, mi serve una chiave, anzi un grimaldello. Oh, davvero interessante. Se vuole una chiave è venuto dall'uomo giusto. Non le chieda cosa le serve, ma si ricordi che si chiama Pietro Torna Indietro. James, Paul mi ha detto che cosa le è successo ieri sera. Lei è in pericolo, James. Le serve questa. La prenda. La proteggerà. Abby, cos'è questa? Un giocattolo? Cosa ci dovrei fare con questa? Non ho mai... James, è vera! Jimmy, sia prudente. Lo faccia per me. Paul, sono sul punto di fare un colpo grosso. Tumbletoo torna stanotte. È il momento di prenderlo sul fatto. Jimmy, ho raccontato ad Abby tutta la storia. È preoccupata per te. Lo so, mi ha dato una pistola. Credi che Jack lo Squartatore e il dottor Tumbletoo siano la stessa persona? Senti questa, Paul. Sono una specie di dottor Frankenstein. Trapianto organi e mi serve un rifornimento costante. Un dormitorio mi fornisce il materiale e le vittime. Grazie alla mia professione viaggio in tutto il mondo. A volte a Londra, dove ho fatto esperienza. Che ne dici? La verità è ben strana, ma questa è la vita reale. Non dimenticare che tu non sai sparare.
no, no, questo fegato non è sano. Il trapianto non avrà successo. Abbiamo discusso diverse volte di questo al simposio. I miei colleghi hanno detto che le mie teorie erano irresponsabili. Non posso permettermi di sbagliare.